Nando Ottavi, presidente della nuova Simonelli di Belforte in Chienti, 90% del fatturato all'estero, presidente, significa una rinuncia al mercato italiano? Sicuramente no, è una domanda che ci viene posta in diverse occasioni, ma posso dire tranquillamente che questo fatturato è cresciuto grossissimamente, in particolar modo all'estero, sempre in doppia cifra, mentre il mercato italiano, l'economia che oramai da 6 anni non tira più, è rimasto fermo al valore del 2007-2008. Questo ci complica un po' sotto l'aspetto percentuale, ma no, sicuramente ci fa essere soddisfatti anche del mercato italiano, che riusciamo ad avere lo stesso fatturato, magari con qualche percentuale in più, del 2007-2008. Primo bilancio consolidato della nuova Simonelli, chiuso a 42.300.000 euro. Presidente, un suo commento. Ma un bilancio che dà molte soddisfazioni alla dirigenza, molte soddisfazioni ai nostri collaboratori. Se facciamo un'analisi completa, vediamo che la Simonelli dal 2009 e al 2012-2013 ha più che raddoppiato il suo giro d'affari, perciò questo non può essere non può che essere una soddisfazione della dirigenza e di tutti i collaboratori della nuova Simonelli. Nuova Simonelli è un'industria in un'economia locale molto attiva. Si spiega così un'azienda come questa, lontana dai tradizionali poli produttivi italiani? Beh, questo è una difficoltà per certi casi, ma anche è qualcosa anche di risultati maggiori se guardiamo poi la collaborazione, guardiamo il territorio, guardiamo i collaboratori. Noi abbiamo grossissime difficoltà nel collegarci con i grossi centri, in particolar modo con la Lombardia, con il nord dell'Italia, perché siamo distanti e i collegamenti non sono così eccezionali, ma dall'altra parte guadagniamo in funzionalità. Noi vediamo che i nostri collaboratori considerano l'azienda come una seconda famiglia, sono tutti impegnati a far crescere l'azienda, ad impegnarsi, a sentire la Simonelli come una parte della loro vita. Un modello alto di gamma per la nuova Simonelli che domina la scena dal palco del World Barista Championship. Come contribuisce questa Aurelia al fatturato globale? Ma diciamo con una buonissima percentuale. Noi siamo scelti come macchina che funziona come tecnicamente all'avanguardia. La scelta al World Barista è dovuta anche alla qualità della macchina nuova Simonelli, e questo sicuramente ha ampliato l'immagine dell'azienda stessa. Dietro a questo però sicuramente c'è stato anche un lavoro importante di tutta la Simonelli nel cercare di far conoscere il brand tramite anche World Barista, ma anche direttamente con una rete commerciale capillare che gira per il mondo, che esporta in 117 paesi. E naturalmente questo lavoro, che non è un lavoro di oggi, ma un lavoro di 30-40 anni, oggi sta raccogliendo i suoi frutti, sia sotto l'aspetto dell'internazionalizzazione, sia sotto l'aspetto della qualità, sia dell'innovazione, della ricerca e una rete commerciale adeguata alla globalizzazione. Io dico sempre che noi abbiamo anticipato la globalizzazione, infatti abbiamo iniziato a fare questo discorso dell'internazionalizzazione negli anni 75-80, anticipando un po' quello che poi oggi sta succedendo. Oggi senza internazionalizzazione le aziende italiane sicuramente non hanno futuro. Capitolo Vittorio Aduino, Presidente. Anche Nuova Simonelli ha diversificato. Ma sicuramente noi abbiamo pensato che negli anni 2000
Già avevamo creato un'officina Simonelli, l'officina quella dell'alta gamma, quella di macchine particolari, macchine per locali, diciamo, di fascia alta o che si vuole distinguere dalle macchine tradizionali. Negli anni 2000-2001 abbiamo pensato di acquisire questo marchio Vittorio Arduino, un marchio che è nato nel 1905, un marchio di fascia alta, un marchio che poteva sicuramente sostituire quella officina Simonelli con una qualità e una particolarità che sicuramente ci dà quell'immagine, ma sicuramente ci fa riempire qualche locale o cavalcare qualche locale di fascia alta dove ci si vuole distinguere, dove si vuole una macchina particolare, una macchina magari fatta artigianalmente. Vittorio Arduino Viera 388 Black Eagle gravimetrica, che cosa ci vuol dire di questa macchina che è più che un prodotto d'avanguardia? Ma sicuramente la Simonelli investe molto in ricerca, innovazione e il successo della Simonelli è anche dovuto a questa ricerca e innovazione. Una ricerca e innovazione continua con un investimento che va al 7-8% l'anno del fatturato e questa macchina è la dimostrazione di una macchina innovativa, una macchina che può registrare le varie temperature, è una macchina che abbiamo cercato di non solo di guardare le temperature, ma di guardare anche la quantità del caffè. E noi possiamo oggi erogare il caffè e pesare il caffè con i grammi esatti che vogliamo poi fornire al cliente nella tazza. In questo modo possiamo, oltre a fornire la quantità esatta, sfruttare la miscela in base ai grammi della bevanda che vogliamo poi fornire alla clientela.